È da martedì 16 maggio che lo Stormo è coinvolto con i suoi elicotteri nelle operazioni di evacuazione della popolazione qui della Romagna che si è trovata improvvisamente coinvolta in questa alluvione. Sì, nei primi giorni solo l'elicottero riusciva a raggiungere quelle zone isolate dove le vie stradali erano allagate, e quindi i primi piani addirittura erano pieni d'acqua e le persone si sono rifugiate sui tetti per essere evacuate. Lo stesso Stormo, la stessa base qui di Cervia, ovviamente è stata coinvolta dal punto di vista infrastrutturale in questo problema. Quindi noi abbiamo operato con gli elicotteri nonostante poi avessimo gli stessi problemi che ha avuto la popolazione intorno a noi. Molti di noi hanno avuto la casa allagata e si sono prodigati sia all'esterno che appunto in aeroporto per dare una mano e cercare di portare a termine questa missione. Era tutto completamente allagato e in certe zone l'acqua arrivava addirittura a lambire i terrazzini delle case, quindi era veramente, veramente un disastro. Qualcuno ci aspettava magari sui terrazzini e qualcuno era addirittura sui tetti delle case. Allora, le persone erano molto molto spaventate. A me è successo che siamo andati a recuperare una famiglia in cui c'era una ragazzina disabile e quindi fra la disabilità della ragazzina e lo shock che avevano le persone era molto molto difficile. Dovevano fidarsi di noi veramente in 20-30 secondi il tempo del recupero, non c'era tempo da perdere. La difficoltà più grande che ho riscontrato è sicuramente una volta che atterravamo a Forlì, cercare di consolare le persone che hanno perso veramente tutto e ci ringraziavano con quel poco che gli era rimasto, quindi una carezza, un abbraccio, un ringraziamento, così. Chi aveva necessità e cercava di captare la nostra attenzione in tutti i modi possibili e immaginabili e tendenzialmente sbracciavano, altrimenti c'era anche chi aveva tramite lenzuoli, tramite oggetti voluminosi, avevano cercato di segnare l'aria per far notare la propria presenza. Magari se al primo passaggio non si notava nessuno, avendo notato questi lenzuoli o quant'altro, provavamo a fare più di un passaggio. Al secondo passaggio cercavano di uscire dai luoghi sicuri per captare l'attenzione. Primo giorno siamo stati chiamati a intervenire su Cesena e la particolarità è che i primi video che vedevamo delle operazioni, quindi video fatti dalle persone a terra, erano video fatti da persone che conoscevamo, stavano filmando l'elicottero che interveniva e sapere che conoscevi quella persona, sapere che stavi facendo la differenza, stavi mettendo in salvo persone che conoscevi, sicuramente andava a toccare la sfera emotiva e rendeva il tutto ancora più difficile.